Tempo è stato dentro? 20 anni. Vieni, siediti. Hai l'indirizzo? Sì, appena toltomi il camiciotto ti ho subito servito. Ecco. Sta in città? Sì, sono andato anche a trovarla. E hai parlato proprio con lei? No, con la madre. Come con la madre? Da molti anni non ha più madre. Una certa signora Valmondi. Le ho raccontato tutto. Per lei tu sei bello e sotterrato, non esisti affatto. Sei un condannato a vita. Ciao. Di, ti occorre nulla? Hai bisogno d'aiuto? No, grazie, non ne ho bisogno. Condannata a vita? Perché? Uno scherzetto. È scivolato col coltello. Ne ha presi due.
E che è venuta a cercare in città? Oh, va in cerca di una tale madama Palmonti, una gran signora. Questi gioielli appartengono tutti a Giulia. Sono gioielli di famiglia. Da che sono rimasta vedova non li ho più portati. E questo è il mio regalo di nozze. Oh, è meraviglioso, signora. Voglio che la mia Giulia entri come una regina in casa dei Conti Lanzoni. Voi potete comprendermi, Emilia. Voi conoscete Giulia fin da bambina e sapete quanto bene le voglio. Ora prende marito e il mio compito è assolto. È la felicità di ogni madre di trovare per la propria figlia il marito che merita, anche se si tratti, come nel mio caso, solo di una figlia adottiva. Forse allora la responsabilità è maggiore. Dunque, cara Emilia, mi raccomando a voi che domani alla festa del fidanzamento tutto sia in perfetto ordine. Sono in grande attesa per la festa di domani. Sarà una grande giornata. È per me l'avvenimento più importante della mia vita. Carlo, vorrei chiederti tante cose. Ah, dimmi pure, cara. Che cosa avresti fatto se tuo padre si fosse opposto al nostro matrimonio? L'opposizione di mio padre non mi avrebbe impedito di sposarti. Anch'io avrei commesso qualsiasi follia. Sarei fuggita con te, contro tutto, contro tutti. Cara. Devi promettermi che mi vorrai sempre bene. Che mi amerai sempre come oggi, con lo stesso slancio, con la stessa fede. Se un giorno il tuo amore mi venisse a mancare, io ne morrei. Ma puoi essere tranquilla. Allora avrai perlomeno 100 anni di vita. Tutta la vita insieme con te. Andiamo. Scusatemi, si va di qui alla villa Valmondi? Di là, dove entrano le carrozze. E che cosa accade? Dove è andato? Vorrei parlare alla signora Valmondi. Oggi è impossibile. No, ma perché è possibile? Io... Avanti, indietro. Avanti, eh. Attenzione, è un amor del cielo, attenzione. Non così svegli, eh. Allora, se voi me lo consentite, vorrei nel corso della serata annunciare il fidanzamento. Sì, mio caro conte. Attenzione, vai, attenzione, attenzione! Ecco, così, vai. E avanti, avanti. Ecco, bravi, sì. Avanti, avanti. Sono oltremodo felice di questa alleanza delle nostre due famiglie. Anche mio nipote è animato dagli stessi sentimenti. Sì, sono particolarmente contento che mio figlio sposi una fanciulla che li ama fin dalla sua prima giovinezza. Ora vado a chiamare i nostri due fidanzati. E per completare la festa c'è anche una sorpresa. Oh, che sarà questa sorpresa? È stato molto gentile da parte di Morelli di venire alla festa, tanto più che stasera deve cantare al teatro. Ah, e chi è quell'altro signore? Un giovane musicista, un certo maestro Leon Cavallo. Ah, non lo conosco. Egli gode da tanti anni della speciale protezione della signora Valmondi, dà anche lezioni di pianoforte a Giulia. Si dice che sia un giovane artista di gran talento. Piacere, signore. Carissimo Morelli. Ah, signora Valmondi. Caro Morelli, la vostra presenza qui aumenta la mia felicità. I miei migliori auguri. Grazie.
Il nostro celebre tenore Morelli ci riserva quest'oggi una sorpresa davvero eccezionale. Il maestro Leoncavallo, un nostro vecchio amico di casa, lo ha coadiuvato nei preparativi di questa sorpresa. Voi avrete il piacere di ascoltare Morelli e di ammirare anche un'interessante esibizione del nostro corpo di ballo. Signora Valmondi? Voi siete? Canio. Vi prego, seguitemi subito. Vi consiglio di lasciare subito questa casa, altrimenti chiamo la polizia. La polizia? E perché? Non sono mica un evaso. Sono stato graziato per buona condotta. Ecco i miei documenti in piena regola. È bene che parliamo con calma. Prego. Superiore, superiore alla gloria dell'amor, dell'amor che dà la felicità, innalziamo l'onda. Oh, brillo. Diritti su vostra figlia. Perché? Io ho adottato Giulia 20 anni or sono. La legge l'ha affidata a me. E sapete oggi in me sua madre. E un giorno sarà la mia erede. E che cosa sa Giulia di me? Di suo padre? Oh, niente.
Giulia è stata levata nella certezza che non solo sua madre, ma anche suo padre sia morto. E deve crederlo ancora. Cosa volete dire con questo? Giulia non dovrà mai sapere che suo padre vive. Voi resterete per la ragazza quello che siete stato fino ad oggi, un morto. Però voi non potete certo impedirmi di dire a Giulia chi sono io. E proprio oggi volete guastare la sua felicità. Le cose che io devo rivelare a mia figlia non riguardano che me e lei. Ma volete dunque turbare la vita di Giulia? Caro Morelli, vi sono veramente molto grato. Ma signorina... Ma dov'è la mamma? Io pago qualsiasi prezzo per il vostro silenzio. Quanto? Riponete pure il vostro denaro. È cosa che non mi interessa. Volevo soltanto aiutarvi a costruirvi una nuova esistenza. Non vado in cerca di una nuova esistenza. Io cerco... Cerco solo la risposta a una domanda che mi tormenta da 20 anni. Quale domanda? Se mia figlia può perdonarmi. Ho atteso quest'ora per 20 lunghi anni. Per 20 anni ho vissuto nell'ansia di rivedere la mia creatura e di sapere che pensasse di me. E mi dicevo nella solitudine della mia cella, questo unico essere che mi appartiene, questa creatura che è sangue del mio sangue, mi starà finalmente di fronte un giorno. E in quel giorno io potrò confessarmi a lei e dirle perché fui spinto al delitto. Vi prego di scusarmi con la signora Valmondi, ma è quasi l'ora dello spettacolo e non posso più trattenervi. State tranquillo, porgerò io i vostri saluti alla signora. Vi raccomando, non dimenticate di interessarvi della mia opera. Questa sera la direzione del teatro dovrà prendere una decisione. Non dubitate, caro Leopoldo, farò del mio meglio, grazie. Un vecchio ergastolano come me sa benissimo ciò che è permesso e ciò che è proibito. Non c'è nessuna legge, non c'è nessun giudice che potranno impedirmi di rivedere mia figlia e di parlare con lei. Andatevene subito, andatevene. Io voglio vedere mia figlia. Io ve lo proibisco. Voi non potete proibirmela, non avete il diritto. Scusatemi, signora. Posso esservi utile in qualche cosa? Ah, vi prego. Occupatevi voi di quest'uomo. Non l'abbandonate fino a domani. Bene. A domattina, alle 9. La signora Valmondi in questo momento è molto occupata. Dovete comprenderlo. Venite con me. Mamma, dove sei stata? Ma che cos'hai? Nulla, mia cara. Non è nulla. Carlo, non ti sembra che la mamma sia preoccupata? No, cara. Eppure l'aria è così strana, non capisco il perché. La musica di questo Leon Cavallo non è efficace. E inoltre l'opera che egli ci presenta è di ambiente storico. No, io gli nego qualsiasi talento. Di ambiente storico? Ah, sempre enormi spese di messa in scena. Ma no, signori miei, così non si può giudicare un'opera. Vedete, io per no, il mio conto... Prego, io ho esaminato lo spartito e lo rifiuto decisamente. Signori miei, purtroppo ho l'impressione che voi, rappresentanti l'impresa del teatro, non desideriate l'esecuzione dell'opera di questo nuovo compositore. Bene. Ma il celebre tenore Morelli appoggia il maestro Leon Cavallo. Come giustifico il rifiuto? Ah, nulla di più facile. Potrete dirgli che vogliamo un'opera d'ambiente moderno che sia tratta dalla vita di oggi. Tratta dalla vita d'oggi? Ma queste sono pazzie. Ormai il nostro melodramma è tradizionale per il pubblico. Che si fa questa sera? La sonnambula? Teatro esaurito. Sacro ti sia tal dono, come...
Magnifico, avete cantato divinamente. Oh, signor direttore. Voi siete un maestro del bel canto. Che godimento, non so come ringraziarvi. Io lo saprei come. Non mi parlate ancora dell'opera di Leoncavallo. Che volete, un'opera in costume esclusa dal nostro programma? Dunque, un rifiuto. Non proprio, caro Morelli, al contrario. Se Leoncavallo volesse scriverci qualche cosa di nuovo, ma niente storia e niente costumi, mi capite? E adesso innalziamo tutti il calice e brindiamo ai giovani fidanzati. Evviva! 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 Mamma, che cos'hai? Prima eri tanto contenta e ora sei così seria, così nervosa. Dimmi, c'è qualcosa che non va. A me non puoi nasconderlo. Non è nulla. Sono commossa di vederti felice. Mi farete veramente piacere se vorrete considerarvi mio ospite. Non so perché voi mi usiate tutta questa cortesia. Ah, ve lo dico subito. Voglio rendere un servizio alla signora Valmondi, alla quale sono molto obbligato. Come conoscete la signora Valmondi? E siamo dello stesso paese. Prego. Quando venni qui fui raccomandato a lei. Mi ha sempre aiutato. E conoscete anche la signorina Valmondi? Eh sì, le do lezioni di pianoforte. Siete musicista? Sì. La musica è molto bella. Non la sento da tanti anni. Se volete posso farvi sentire qualche cosa. Sì, sarebbe assai gentile da parte vostra. Cosa strana. Voi somigliate a qualcuno? A qualcuno che... A chi somigliate? A mio padre. E che faceva vostro padre? Il giudice. Dove? A Montalto. Sì. Lo conoscevate? Fu lui a condannarmi all'ergastolo. Mio padre ha pronunciato una sola condanna all'ergastolo in vita sua. Per un delitto al quale anch'io ho assistito da bambino, ne ricordo ancora i particolari. Allora voi? Sì, io sono Canio. Vi meraviglia di vedermi libero? No, sapevo che la pena vita vi era stata ridotta a 30 anni. Fu mio padre stesso che ne chiese la commutazione. Come giudice dovette condannarvi, ma come uomo ebbe pietà di voi. Sono stato dentro 20 lunghi anni. Mi hanno condonato il resto della pena. Per buona condotta. Ah, ma vi prego, continuate a suonare. Per me è un sollievo ascoltarvi. Ma che facevate in casa della signora Valmondi? Cercavate forse qualcuno? Io? Mia figlia! Giulia Valmondi è mia figlia! Vostra figlia! Ora capisco. Aiuterò io la vostra memoria, signor Leoncavallo. Eravamo comici ambulanti. Andavamo di città in città. Di paese in paese. Io ero il buffone della compagnia, il pagliaccio. Sposai da giovane, nacque una bimba,
l'unica creatura che mi sia rimasta nuova. E oggi la mia creatura si chiama Giulia Valmonti. Avevo sposato mia moglie per amore, ma dopo un anno il suo atteggiamento verso di me cambiò di molto. Anche gli altri della compagnia ben presto se ne accorsero. Essi si beffavano di me, del mio matrimonio infelice. Eravamo diretti a un paese della Calabria, un paese sperduto fra i monti, Montalto. Ricordo ancora benissimo il vostro arrivo. Allora io ero un ragazzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tocca a me, eh? Dopo saltate voi, dopo fate voi. Via. 1, 2, 3, corri! Era un giorno di festa. La gente usciva dalla chiesa. Tutti accorsero in piazza a vedere l'arrivo della nostra carovana. Montalto, e mia moglie conobbe quel tale che fu l'origine di tutto. Si chiamava Silvio ed era il servo di casa nostra. Stasera mi accorsi che egli aveva lasciato il suo posto. Scena quella volta sembrava che non dovesse mai finire. Mai la gente aveva riso tanto. Mai. E io sapevo che quell'uomo era nel carrozzone con la mia donna.
Io gli chiesi, è tuo questo cappello? Egli si tradì. Allora lo invitai ad entrare nel carrozzone. Cosa che io vidi, dopo aver subito l'interrogatorio di vostro padre, fu la mia bambina. Quell'uomo. È colui che mi ha ispirato queste note raccontandomi il dramma della sua vita. È una melodia meravigliosa. Raramente il destino di un uomo è stato tradotto in musica così bene. Qui c'è lo spunto per comporre una grande opera. Avete ragione. Ma ho io il diritto di scriverla quest'opera. È la tragedia di un uomo che ancora vive. I signori sono di là. Fateli entrare. Buongiorno, signore. Buongiorno. Prego, venite avanti. Sedetevi. Mio caro Leoncavallo, vi ringrazio della vostra cortesia. Voi ieri mi avete salvata da una posizione molto difficile. Oh, signora. Conto sulla vostra discrezione e vi prego di voler assistere a questo colloquio. Dov'è mia figlia? Ascoltatemi. Io ero 20 anni fa sposata da poco quando perdetti mio marito, al quale volevo assai bene. Il miglior amico della mia famiglia era il padre del signor Leoncavallo. Egli era un onesto magistrato perché era un bravo uomo. Fu proprio lui che mi consigliò di cercarmi un nuovo scopo per la mia vita, dedicando il mio affetto a una creatura che era sola e infelice, come io stessa ero rimasta sola e abbandonata. Così divenni la madre di Giulia. Madre? Voi avete comperato col vostro denaro un essere umano. Ecco tutto. La gioia di sentirsi madre e di essere amata da qualcuno è una cosa che non si acquista col denaro. E così volete impadronirvi di quello che mi appartiene? Non vi permetterò mai di rovinare la mia opera e di guastare i miei piani. Io stamani ho allontanato Giulia da questa casa, è già partita per un lungo viaggio. Avete fatto questo? Il treno è partito da un bel pezzo. Le nozze avranno luogo all'estero. Non vi sarà tanto facile di rintracciarla. Ah, avete ordito un bel piano contro di me. Sì, io devo difendermi. Mamma!
Mamma. Mamma, non arrabbiarti con me, ma non ho avuto la forza di partire. Mi sono accorta che qualcosa ti tormenta e in queste condizioni non potevo lasciarti sola. Io resto qui vicino a te e tu devi spiegarmi questa tua improvvisa decisione di allontanarmi, di mandarmi via. Da ieri sera sei tanto cambiato, io non capisco che cosa sia successo. Sei forse in collera con me? No, non può essere, vero? Un mio vecchio conoscente, Canio. Netta. Andiamo, Giulia. Venite, Canio. Ma chi è quell'uomo? Perché mi ha chiamato Nedda? Non devi farci caso. È un uomo che ha conosciuto Leon Cavallo da bambino ed ora è venuto qui a trovarlo dopo tanti anni. Cerca del lavoro. Vi ha molto impressionato l'incontro con vostra figlia. Mia figlia? Quella non era mia figlia. Sapete chi era? Era lei. Nedda. Mia moglie. Canio. Ma sì, sì, sì. Come posso farvelo comprendere? Io non ne ho colpa. La signora ha voluto ritornare a casa a tutti i costi. E che potevo farci? Mia figlia partirà col prossimo treno. No, mamma. Questa volta non posso obbedirti. Io rimango qui. E se ti pregassi di partire? Dovrei insistere, mamma. Non sono più una bambina. E posso anche decidere sull'opportunità di una risoluzione così improvvisa. Che cosa penserebbero il mio fidanzato e i suoi parenti? Questa è una fuga ingiustificata. Penserò io a chiarire ogni cosa. Ah, dunque, c'è qualcosa da chiarire che tu mi nascondi? Niente, cara, posso assicurarti che tu non entri affatto nella mia decisione. Mamma, non mi vuoi più bene. Perché se tu me ne volessi, non avresti segreti per me e non mi lasceresti partire. E sta bene. Rimani qui. Grazie, mamma. Lo sai che non ho che te, cara. E anch'io, mamma, non ho che te. Ritorna lassù, liberamente, lanciati al vol come frecce l'augel. Buongiorno maestro, li sfidano le nubi e il sol. Sentite, questa musica è mia. Appena l'ho vista comparire mi è sembrato di rivedere mia moglie. Gli stessi occhi, la stessa bocca, è il ritratto preciso di sua. Ma i figli somigliano spesso ai genitori, non c'è da meravigliarsi. Sì, è vero, però in questi 20 anni nel mio pensiero mi ero immaginata mia figlia del tutto diversa. E sapete perché questa somiglianza tra Netta e Giulia mi turba tanto? No, perché? Perché quando una persona somiglia tanto a un'altra, può anche avere la stessa anima. Voi non la conoscete. E allora? Si conosce una figlia quando si è sempre vissuti con lei. Come voi potreste oggi intuire la sua anima e il suo carattere? Ma se che... voi credete che lei non potrebbe mai capirmi? È molto difficile poterlo stabilire, ma temo che vostra figlia non vi potrà mai comprendere. E perché no? Giulia è mia figlia. Giulia è una ragazza giovane, ricca, che non conosce le miserie della vita. E voi siete un uomo colpito dal destino. Tra voi due c'è un abisso che non potrà mai essere colmato. Ma io devo sapere se lei mi perdona. Lei deve conoscere il mio dramma. Ma non capite che dicendole la verità la rendereste infelice? Vostra figlia non deve sapere che suo padre era un galeotto. Galeotto. Ascoltate un mio consiglio, Canio.
un consiglio da amico. Non pensate a voi, pensate a vostra figlia, alla sua felicità. Partite. Partite per sempre. Me lo promettete? Questo non posso promettervelo. Questo armadio non basta più. Per fortuna ora vi sposate. Ma che avrà voluto quell'uomo dalla mamma? Che volete che vi dica? Io non l'ho mai visto. Sarà venuto a raccomandarsi, sa che la vostra mamma è una signora tanto caritatevole. Ma perché poi vi interessate tanto a quell'uomo? Mi ha chiamato Nedda. E mi ha guardato con grande interesse, come se già mi conoscesse. Forse vi avrà vista da bambina. Io non so nulla della mia infanzia. Quanti anni avevo quando voi siete entrata nella nostra casa? 3 anni. Forse quell'uomo mi ha visto prima. Io mi ricordo di voi e della mamma sempre vicina a me. Ma prima, aiutatemi voi, Emilia, io non so nulla del mio passato. Finalmente la nostra panchina, al nostro luogo preferito. È stato qui che per la prima volta ti ho detto d'amarti. E da allora ci siamo ritornati quasi ogni giorno. Oggi sei tanto bella, cara. Sei proprio raggiante. E perché non dovrei esserlo? Sono tanto felice. Carlo, vogliamo andare a trovare Bartolomeo, il vecchio boscaiolo che ci ospitò quel giorno che fummo sorpresi dal temporale? Sì, scavalchiamo la collina, faremo più presto. Ma no, Carlo, costeggiamo il ruscello, è la via più breve. Scusami se ti contraddico, ma ti sbagli. Vogliamo scommettere? Sì. E cosa vinco se ho ragione io? Un bacio. D'accordo, andiamo? Andiamo. Figlia mia. Giulia. Giulia. Giulia, cosa è successo? Sei caduta? No, nulla. Il cavallo si è impennato e mi ha sbalzato a terra. Oh, cara. Possiamo andare, ora mi sento completamente rimessa. Ma dov'è l'uomo che ti stava vicino? Non l'abbiamo nemmeno ringraziato. È strano, è sparito di nuovo. Di nuovo? Perché lo conosci? Lo hai visto altre volte? Sì,
Intorno a lui deve esserci un mistero che vorrei scoprire. Ah, non me ne hai mai parlato. Voi avevate ragione, mio caro maestro. Devo scomparire per sempre dalla vita di mia figlia. Ormai ne sono più che convinto. Questa vostra decisione è ammirevole, Cani. Io avrei voluto sapere se avrebbe capito il mio dramma, se poteva perdonarmi. Ma purtroppo questa domanda non avrà mai una risposta. Sapete che cosa penso? Io non conto più nulla. Quello che conta è di non rovinare la vita di mia figlia con la mia presenza. Adesso io so che Giulia è felice. E ormai posso essere contento. E ora cosa volete fare? Voglio andar via di qui, in qualche posto dove non conosco nessuno e dove potrò vivere solo. Cercherò di lavorare in campagna e di dimenticare il passato. Dite pure alla signora Valmondi che da oggi in poi sarò per Giulia un morto. Verrete qualche volta a trovarmi? Se me lo permettete. Ma cosa dite? La mia casa è a vostra disposizione. E quando verrete, mi farete sempre tanto piacere. Vi ringrazio ancora per tutto quello che... Arrivederci, Canio. Arrivederci. Cavallo? Sì, all'ultimo piano. Grazie. Avanti. Voi, signorina Giulia, voi qui, come mai? Mi meraviglia. È la prima volta che onorate della vostra presenza la mia casa. Siete sola? Sì, sola. Anche questo vi meraviglia. Una signorina della buona società che viene nella casa di un musicista a scapolo è una cosa molto grave. Ebbene, caro maestro, se ho osato tanto, vuol dire che devo parlarvi di cose molto importanti. Prego, accomodatevi. Di che si tratta? Voi, oltre ad essere mio maestro, siete anche un amico, vero? Ma certo. Allora spero che risponderete alle mie domande con tutta sincerità. E perché non dovrei farlo? Voi sapete quanta devozione ho per voi e per la signora Valmondi. E poi vi conosco da bambina. Allora posso affidarmi a voi e alla vostra discrezione. Oh, potete contarci. Voi sapete che la mia vita è stata serena sino ad oggi. Ma da qualche giorno avverto intorno a me un mistero che mi turba, che non riesco a capire. Oh, mia madre ha perduto la sua calma abituale. Subito dopo il mio fidanzamento, d'improvviso mi si ordina di partire. A casa mia si respira un'aria d'angoscia e di preoccupazione. E tutto ciò si ricollega all'apparizione di un uomo, che voi conoscete. Dovete dirmi chi è quell'uomo. Ma di chi parlate, signorina? Sapete bene di chi parlo. Dell'uomo che per la prima volta ho incontrato nello studio di mia madre e che mi ha chiamata Netta. C'eravate anche voi. Da allora quell'uomo mi segue dappertutto, il suo sguardo non mi lascia mai. Quando sono rinvenuta dopo l'incidente del cavallo, i suoi occhi mi fissavano ancora, come per interrogarmi, come per dirmi qualcosa che non poteva dire. A mezza voce mi ha chiamato Giulia. Che cosa significa tutto questo, caro maestro? Voi certo siete al corrente di tutto. Aiutatemi, fate che incontri quell'uomo, che gli parli. Voi siete una bambina. Forse vi avrà chiamata Nedda per una rassomiglianza.
si sarà trovato per caso sulla vostra strada e da questa la vostra fantasia ha galoppato creando tutto un mondo di mistero. Del resto, anche se ora voleste interrogarlo, non è più possibile. Quell'uomo ha lasciato pochi minuti fa la mia casa. Se n'è andato per sempre. Per sempre? E voi non sapete dove è andato? No, cara signorina. Ma come? Un uomo che avete accolto nella vostra casa, l'ho lasciato andare via così, senza sapere dove va a finire. Ma voi dimenticate che io sono un artista. Può darsi che quell'uomo sia servito alla mia arte e che appena lasciata questa casa non mi interessi più. Un giorno vi accorgerete che il dramma di quell'uomo mi ha dato l'ispirazione per comporre un'opera. E voi tornate alla vostra serenità. Quell'uomo non lo vedrete mai più. Se sapeste come sono infelice. Ho tanta pena qui nel cuore. E non so perché. Signore, eh? Il maestro Leoncavallo stasera non è in casa. Non è in casa? E dove è andato? E non lo sapete? No. E questa sera c'è la prima della sua nuova opera, Pagliacci. Ah, grazie tante. Allora passerò più tardi. Vorrei parlare al maestro Leoncavallo. Accomodatevi. Bambina tu e li sorprenderai. Cavalcanotte, laggiù mi terrò. Cauta discendi e mi ritroverai. Basta notte e per sempre tua sarò. Ai! Ai! Fatino sangue, con vergogna
recitar, mentre preso dal delirio, non so più quel che dico e quel che faccio. Eppure dopo sforzati, e la faccia in farina, la gente paga per ridere, vuole guai, se alla chi ti impara con un vino, ridi pagliaccio. Tramuta il lassi lo spasmo ed il pianto, e non smorfia il singhiozzo e il dolore. E ridi pagliaccio sul Leoncavallo viene subito. Beh, signori miei, chi ha scoperto il maestro Leoncavallo? Io. Cosa vi dicevo? Quest'opera sarà un gran successo. Se non mi inganno, voi dicevate proprio il contrario, ma tanto fa lo stesso. Un grandioso successo, il pubblico è entusiasta. Faremo cassetta, è un magnifico affare. La vicenda dell'opera è alquanto inverosimile, ma non fa nulla. L'importante è che il pubblico ci creda. Da decenni io sono abbonato a questo palco e conosco ogni opera, ma un libretto come questo io non l'ho mai sentito, mai. Sono curioso di sapere come va a finire. Oh, su questo mi sembra non possa esservi alcun dubbio, in casi simili non c'è che la vendetta. Già, ma la vendetta peserà solo sull'amante o anche sulla moglie infedele? È una questione di cavalleria, solo una donna può risolvere il problema. Cosa ne pensate voi, cara signora Valmondi? Pensate che Cagno ucciderà solo Silvio oppure che colpirà anche Netta? Quest'opera ha scosso molto, Giulia. Credete che ucciderà Netta? A me sembra molto probabile. Non è vero, Carlo? Che cos'hai, figlia mia? Vieni, mamma, voglio parlarti un momento. Caro dottore, voi fate parte del comitato di direzione del teatro. Ditemi in confidenza, com'è nato questo libretto? Ma no, Giulia, ti sbagli. Non è possibile che quell'uomo sia qui. Egli promise al maestro Leoncavallo che non sarebbe mai più ritornato. Ma se ti dico che l'ho visto io, con questi occhi,
Stava poco fa sul palcoscenico, tra le quinte. Io non posso, mamma. Non posso assistere a questo spettacolo. Ma questa è soltanto la tua immaginazione. Le vicende di quell'uomo hanno dato lo spunto all'opera di Leoncavallo. Ecco tutto. Che c'entri tu in tutto questo? E allora perché quell'uomo mi ha chiamato Ned la prima volta che mi ha visto? E anche la moglie di quel pagliaccio ha lo stesso nome. Che rapporto c'è tra me e questo nome? Chi è quell'uomo? Oh, toglimi da questa angoscia, te ne prego. Tranquillizzati, Giulia. No, mamma, non posso. Tu mi nascondi tante cose. E se non me le dici è segno che temi di farmi del male. Ma che cosa ti prende ora, figliuola mia? Figliola tua. E se io avessi intuito tutto? Perché non parli? Perché vuoi che sappia il segreto della mia vita attraverso le parole degli altri? Temi che non saprei apprezzare abbastanza il tuo amore che mi ha sempre dato l'illusione di essere come tutte le ragazze della mia condizione. Ma sarebbe una ragione di più per amarti, mamma. Vedi che ti chiamo mamma? Perché lo sei veramente sempre stata. Che colpa ne avrei io se coloro che mi hanno dato la vita? Ma dimmi la verità, mamma, è una cosa che resterà fra me e te. Calmati, cara, ti ripeto ancora una volta che non ho proprio nulla da dirti. Tra poco si inizia il secondo atto e io desidero vederti tranquilla e serena come se nulla fosse accaduto. No, mamma, non posso. Torniamo a casa. No, no, questo non è possibile. La nostra assenza verrebbe sicuramente notata. Il tuo fidanzato, i suoi parenti, tutti sanno che il maestro Leoncavallo è un nostro amico. Vieni, ritorniamo di là, ci aspettano. Giulia, io voglio solo il tuo bene. Tu lo sai. Tenuto la mia parola. Sono rimasto morto per mia figlia. E ora siete voi che riportate alla luce il mio dramma, il mio segreto. Voi, mio caro maestro. Ma perché? Perché forse se Giulia capirà potrà perdonarvi e voi troverete la vostra vera pace. E anche per questo sarà servita quest'opera che farà vivere sulla scena il dramma della vostra vita. Giulia è in teatro. Giulia? Sì. Io spero che la mia musica le arrivi al cuore e possa farle comprendere e perdonare il povero pagliaccio. Ehi, Giulia sa che io... Tonio! Purtroppo noi dobbiamo ancora parlarci. Vi prego, maestro, vogliate lasciarci soli. Dite. Giulia vi ha visto dietro le quinte e sospetta la verità. Cos'è che ti preoccupa? Confidati con me. Dimmi che cos'è che ti opprime. Ho paura. Di che? Di perderti. Giulia, cosa ti viene in mente? Temo che possa accadere qualcosa che ci divida. Io dovrei rivedere mia figlia. Io dovrei parlarle, no? Dovete farlo. No! Affinché sta a rifarvi la sua pace. No, non potete pretendere questo da me. Ma non dovete pensare a voi. Pensate soltanto a Giulia. Giulia. Va bene. Voi il nome della mamma. Dentro d'infama poi chi testi in blanda, oh, torpe donna! Pagliaccio! Pagliaccio! No, pagliaccio non lo so, sei viso e pallido, e divento
tu vincere non hai, sollecce il seno su te. Sarete certo sorpresa, signorina Valmondi, del mio ardire di venirvi a disturbare qui, ma io ho qualcosa da dirvi subito. Dite, voi venite incontro ad un mio desiderio. In quel giorno in cui vi ho vista per la prima volta, mi è venuto alle labbra un nome. Sono venuto qui a spiegarvi perché quel giorno involontariamente vi chiamai Ned. Io sono il protagonista della triste storia alla quale avete assistito ora. Qualche tempo fa, dopo aver scontato la mia pena, sono capitato per caso nella vostra villa. Per caso? No. Volevo parlare col maestro Leoncavallo, il quale è figlio di colui che mi ha giudicato e condannato. E appena che io vi vidi, una stranissima rassomiglianza fra voi e la donna che io ho amato pazzamente mi ha fatto credere di rivedere in voi quella donna in carne ed ossa. E perché mi avete seguita per giorni interi? Perché avete tentato di parlarmi a quattro occhi? Perché io credevo di rivedere in voi la mia Netta,
perché volevo ottenere da lei, ritornata per miracolo, il perdono del mio delitto. Una vera follia che però è scusabile in un uomo che pur scontando la sua giusta pena, per anni e anni fu tormentato dal rimorso. Forse voi avreste avuto pietà di me e forse mi avreste perdonato. Sì, ogni persona che intende che cos'è l'amore vi avrebbe senz'altro perdonato. Finalmente, finalmente. Ecco che mi sento perdonato. E questo perdono mi viene proprio da voi. Siate benedetta per queste parole che mi ridanno la mia tranquillità, la mia liberazione. Non fate così. Sicché non c'è nessun rapporto fra me e Neda. E quale rapporto potrebbe mai esistere fra voi, una futura contessa Lanzoni, e me? Un pagliaccio. Un ergastolano graziato. Avevo anche io una bambina. Ma purtroppo ormai essa è morta. Ma se fosse stata ancora in vita e io l'avessi ritrovata, forse mi avrebbe detto quelle stesse parole che mi avete detto poco fa. E ora in memoria della mia creatura, concedetemi una grazia. Dite, che cosa posso fare per voi? Permettetemi di prendere le vostre mani nelle mie. È il mio ultimo saluto. Signorina Giulia Valmondi. Buona fortuna. Siate sempre felice. La vostra vita sia sempre lieta. Signorina, ormai noi non ci vedremo mai più.